Eccoci, bentornati, rieccoci su Radio Web in volo e chiudiamo quella che è diventata una quadrilogia di Sportivamente Parlando, nostro format dedicato al mondo dello sport nel nostro territorio sammarinese. E qui con noi Stefano Podeschi, benvenuto. Buongiorno. Ecco, e vogliamo appunto parlare appunto del corso per arbitri che inizierà sul 27. Il 27 di febbraio. 27 di febbraio, un corso gratuito di 20 ore per arbitri. Ecco, tanto benvenuto, grazie per essere qui con noi. Ecco, Grazie a voi l'invito. e appunto, Stefano Podeschi, osservatore arbitrale UEFA dell'Associazione Sammarinese Arbitri ASA. Ecco, intanto volevo sapere prima di tutto come nasce, quando nasce l'Associazione Sammarinese Arbitri. L'Associazione Sammarinese Arbitri nasce nel 1985 dalla volontà del presidente Giorgio Crescentini, che insieme a Luigi Benedettini, che è stato il pioniere, diciamo, tra virgolette, della creazione dell'associazione, hanno pensato di appunto, creare il settore arbitrale che potesse dare servizio al calcio sammarinese. Quindi in quell'anno è nata così l'associazione. Giorgio Crescentini, che saluto, che è stato anche il mio insegnante di Esatto, educazione fisica certo. al liceo. Ecco, lo salutiamo. E ecco, come nasce appunto questo corso, appunto? Tra l'altro sta anche avendo un buon riscontro, Sì, diciamo prima. siamo al momento, direi, soddisfatti perché le adesioni sono di 13 persone, delle quali 3 sono ragazze, molti di questi sono sammarinesi. E anche appunto di giovane età, insomma, è veramente bello, no? È anche importante per noi che ci sia questa passione, no? Che possiamo poi trasmettere e tramandare anche alle giovani generazioni, perché comunque è un ruolo che fa parte integrante del calcio, quindi comunque è un ruolo ovviamente necessario per poter disputare partite di calcio, ma nello stesso tempo anche per essere all'interno del mondo calcio. Esatto, e range di età tra 15 e 35 Esatto, anni. la range di età è tra i 15 e i 35, faremo un corso appunto di 20 ore circa, che partirà il 27 di febbraio, finirà più o meno alla fine di aprile. Il corso verrà fatto 2 volte alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 18:30 alle 20, presso la palazzina allo stadio al San Marino Stadium, nella palazzina dove c'è la sala stampa, dove appunto faremo il corso. Ecco, ho dato questa indicazione, ma cosa ci vuole per essere arbitri appunto di calcio? Ma allora, per essere arbitri di calcio ci vuole una grande passione ovviamente per il calcio, perché questo è fondamentale, perché chi ha passione, chi ha conoscenza del calcio è sicuramente avvantaggiato. Occorre studiare le regole del gioco del calcio, ma la cosa, diciamo, più importante è saper mettere in pratica lo studio e soprattutto l'interpretazione della regola, perché lo studio in sé della regola appunto è l'interpretazione che deve essere poi applicata sul terreno di gioco. Certo, e beh, intanto cosa vogliamo dire appunto a chi ci segue appunto per invogliare appunto a partecipare appunto a questo vostro corso, cosa vogliamo Ci aggiungere? sono delle opportunità molto grandi anche dal punto di vista arbitrale a San Marino, perché comunque siamo collegati alle organizzazioni internazionali, quindi comunque noi seguiamo corsi UEFA, siamo collegati anche con FIFA, abbiamo arbitri internazionali, in questo momento abbiamo nel calcio 11 un arbitro internazionale e 3 assistenti, dei quali una è una ragazza, e abbiamo 2 arbitri nel futsal, sempre internazionali, e
e un arbitro nel beach soccer. E oltre a queste opportunità che hanno questi ragazzi a livello internazionale, noi diamo anche già da tanti anni altre opportunità anche agli altri arbitri di fare esperienze all'estero. Vale a dire, abbiamo attivato già da tanti anni un programma, un progetto che comunque è avallato anche da UEFA, di scambi arbitrali, quindi con altre federazioni. Al momento abbiamo gli scambi con Gibilterra, con Andorra, con Malta. Abbiamo fatto uno scambio anche con il Kosovo nel passato, stiamo cercando di organizzare anche altri scambi. Con il futsal siamo andati e andremo in Lettonia, pardon, e prossimamente ci sono dei contatti anche con l'Azerbaigian. Quindi è un'attività, diciamo, che oltre a dover coprire il servizio all'interno del nostro campionato, quindi del nostro stato, cerchiamo di attivare anche quelle che possono essere opportunità molto importanti da fare anche all'estero. Certo, quindi una grande opportunità lavorativa anche di esperienza internazionale proprio per San Marino, un'apertura importante, insomma. Sì, ci sono delle aperture molto importanti, con delle soddisfazioni molto importanti. Poi, ovviamente, andando avanti, no? Io, come lei diceva, sono osservatore UEFA, quindi dopo la carriera arbitrale, 10 anni nella lista FIFA come arbitro internazionale, ho avuto l'opportunità, datami dalla nostra federazione, di seguire la strada come osservatore degli arbitri, quindi come istruttore, quindi sono anche istruttore, e questo è un po', no? Un continuo delle opportunità che si possono creare, facendo l'arbitro. Perché nella sua esperienza, qual è stata l'esperienza arbitrale di più ampio respiro, ecco, Ma io, diciamo che la partita, dal punto di vista di importanza, è stata una partita di qualificazioni ai mondiali. Era Andorra, Macedonia, dove Andorra vinse 1-0. E tra l'altro la prima vittoria di Andorra, nella storia della loro nazionale. Quindi io ero là come arbitro. E comunque sono riuscito a fare da arbitro delle belle partite anche in nazionale Under 21. Ricordo molto bene una partita fatta in Galles della nazionale Under 21, dove i ragazzi della nazionale gallese erano tutti ragazzi che venivano da squadre come Liverpool, Manchester, Chelsea, ed è stata una bellissima partita, molto giocata, dove i ragazzi volevano giocare, tant'è vero che la ricordo come una di quelle meno fermate dal punto di vista del fallo, perché ho fischiato solo 12 falli in tutta la partita, perché appunto la volontà dei ragazzi era quella di giocare a calcio. E niente, questo è. Beh, fa comunque piacere che ci sia fair play, insomma, nella partita. Assolutamente sì, poi nei paesi della Gran Bretagna soprattutto, ma nei paesi del nord in generale, si pensa molto a giocare a calcio e tra virgolette anche divertirsi, perché quello è molto importante a tutti i livelli. E come il fare l'arbitro è molto importante, che ci si diverta, insomma, quando si scende in campo. 12 falli, perché invece una partita molto fallosa, quanti se ne Ma fischiano? se ne possono fischiare anche almeno il doppio, una trentina, 30, 35, sì, ci possono essere queste interruzioni, anche di più, dipende appunto dalle partite, però a livello internazionale ovviamente più il calcio sale di livello e più il calcio è giocato, e magari è più importante essere presenti e valutare le situazioni importanti, mentre ovviamente quando il calcio scende un po' di livello il contatto è più rude, e quindi si è costretti a fermare più volte il gioco per questo motivo. Ok, io sto pensando alla partita di Victor San Marino. Magari sono io, non ricordo che ci siano stati molti falli. L'ultima partita del campionato scorso, quella che hanno vinto, il campionato che hanno vinto, insomma. Certo. Poi magari, no, ho voluto anche un po' battibeccare, anche per dare un po' l'atmosfera, l'ambiente di quello che può essere anche questo mestiere, alla No, fine, insomma. ovvio. Ovviamente le squadre stesse sono quelle che fanno l'ago della bilancia del numero di falli, no? Perché se le squadre vogliono giocare e hanno una mentalità di gioco, è ovvio che arbitrare una partita diventa un controllo corretto, però magari è giusto non intervenire così tanto per lasciare il modo alle squadre di giocare, di sviluppare il proprio gioco. Fantastico. Bene, noi chiaramente ricordiamo appunto
Un corso molto importante, ricordiamoci che senza arbitri non si può giocare, sono una figura fondamentale, dice appunto Maurizio Ceccoli. E appunto, ricordiamo cosa per partecipare, appunto, come vi può contattare chi ci Allora, segue? è molto semplice, basta inviare una mail alla mail che viene indicata in tutti gli spot pubblicitari, e comunque la mail è settore arbitrale chiocciola fsgc.sm, e quella è la mail di riferimento dove si può scrivere per chiedere informazioni. Eventualmente poi noi possiamo anche rimandare indietro la mail con i contatti telefonici, e poi ci possiamo sentire anche telefonicamente per delle ulteriori delucidazioni. Perfetto, comunque nella thumbnail di questa puntata questo indirizzo email c'è, poi lo inseriremo anche in descrizione, anche su Instagram, poi anche su YouTube quando caricheremo lì questa puntata. Bene, bene, noi chiaramente facciamo un bocca al lupo e vi diciamo complimenti per questa iniziativa, e facciamo appunto i complimenti e appunto un bocca al lupo e buon proseguimento insomma di questa esperienza. Grazie mille per l'opportunità che ci avete dato, soprattutto per divulgare questa opportunità, no, che stiamo dando a tutti i ragazzi di rivestire un ruolo diverso, ma comunque all'interno del gioco del calcio. Assolutamente. Questo è quanto. Ci ritroviamo alle 15 per una puntata di A Tal Degme. Parleremo appunto di un patrimonio fotografico di Secondo Cesarini dedicato appunto al territorio sammarinese. Con questo chiuderemo questa settimana di trasmissioni. Settimana breve perché è stata Sant'Agata, ma comunque molto densa, molto intensa di appuntamenti. E appunto grazie ancora a Stefano Poleschi per essere stato qui con noi. Grazie a voi di nuovo. E come sempre grazie anche a voi che ci avete seguito su Facebook e su Instagram. Buon proseguimento su Radio Web in Volo, ci ritroviamo alle 15 e mi raccomando scriveteci qui nei commenti cosa ne pensate e poi come detto vi inseriamo poi in descrizione a questa puntata l'indirizzo email se volete appunto saperne di più e partecipare a questo corso per diventare arbitri qui a San Marino. E mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela, lasciate un mi piace e noi ci troviamo alla prossima puntata alle 15, sempre qui live su Facebook e su Instagram. Arrivederci.